Nel pomeriggio di ieri, in via Costanza Bruno, un giovane attraversando la strada ha urtato volontariamente un'automobile incolonnata nel traffico e, asserendo di essere stato investito, ha chiesto al conducente del mezzo di essere risarcito subito con una somma di denaro. Al diniego da parte del conducente, il giovane, con fare arrogante, ha minacciato di recarsi in ospedale e causare danni al guidatore. Quest'ultimo, impaurito, rendendosi conto che si trattava di un tentativo di truffa, ha chiamato il numero di emergenza richiedendo l'intervento della polizia. E il giovane si è introdotto all'interno del veicolo della sua vittima e asportava ad uno zaino, dandosi alla fuga in direzione di Viale Terracati. Ma vistosi inseguito dall'automobilista, ha abbandonato lo zaino e cambiato direzione in fuga, svoltando in via Olivieri, dove però è stato intercettato e arrestato dagli agenti intervenuti. Giunto in questura, in preda ad uno scatto d'ira, ha danneggiato anche la porta d'ufficio. Il giovane di 33 anni, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di furto aggravato, tentata truffa e danneggiamento ai beni dello Stato. L'area sulla quale sorgerà la nuova caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri ad oggi è definitivamente nella disponibilità del demanio. Il contratto di permuta, ultimo atto amministrativo di un iter durato un anno e mezzo, è stato sottoscritto nello studio verde di Palazzo Vermexio alla presenza del sindaco, del comandante dei Carabinieri, il colonnello Barrecchia. La firma in calce è stata apposta dal vice direttore regionale dell'Agenzia del Demanio. Il contratto era stato preceduto da un protocollo d'intesa e da un accordo attuativo stipulato tra Comune, l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia del Demanio. La caserma nascerà alla Pizzuta, accanto alla nuova sede dei Vigili del Fuoco, in fase di completamento su una proprietà comunale di 20.169 metri quadrati che il PRG destina già ad attrezzature per la gestione della giustizia e della pubblica sicurezza. È attivo in neurologia all'ospedale Muscatello di Augusta il nuovo percorso diagnostico-terapeuto-assistenziale per la malattia di Parkinson e i parkinsonismi, documento di indirizzo regionale per la gestione dei pazienti affetti da Parkinson. L'obiettivo, spiega il direttore generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, è realizzare un accesso alle cure più agevole, dedicato, qualificato e multidisciplinare, attuando una collaborazione tra medicina di base, neurologia territoriale, centro Parkinson ospedaliero, all'interno dell'unità operativa di neurologia dell'ospedale Muscatello di Augusta, mettendo a disposizione del paziente le risorse diagnostico-strumentali e professionali. Le prenotazioni al centro Parkinson ospedaliero del Muscatello di Augusta possono essere effettuate tramite CUP per i primi accessi e con accesso diretto per le visite di controllo, contattando i numeri telefonici 98 91 02 98 94 14, preceduti da prefisso telefonico 0931. Gli studenti della Quasimodo di Floridia incontrano Giuseppe Costanza, uomo di fiducia di Giovanni Falcone, che si è intrattenuto in diverse iniziative in provincia, tra cui lunedì anche all'Istituto Insulera. L'iniziativa è legata a quella che ha avuto luogo a Palermo il 20 novembre scorso, nella cornice dell'aula bunker del Lucciardone, diffusasi poi in tutta Italia come attività connessa al progetto di educazione ambientale Un albero per il futuro, patrocinata dal Ministero dell'Ambiente per la transizione ecologica. Il signor Giuseppe Costanza, uomo di fiducia del giudice Giovanni Falcone, e che si trovava con lui e con la moglie Morvillo nell'auto saltata in aria il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci, ha incontrato nella prima parte della giornata gli studenti. E subito dopo, nel cortile antistante il plesso centrale, è stato accolto per la messa a dimora della Talea dell'albero della legalità, consegnata alla scuola il 20 novembre a Palermo. Forte simboli indiscussi di legalità e di lotta alla mafia. Giuseppe Costanza, ci ha fatto piacere riceverlo, averlo nel nostro istituto. Era una cosa che già da mesi noi sognavamo. Ci faceva piacere avere questa presenza di chi ha vissuto la storia della legalità in uno dei momenti più tragici in cui, insomma, si è anche manifestato, che è quello dell'attentato di Capaci. E il fatto di poter far incontrare ai ragazzi un testimone oculare di questa esperienza sicuramente è importante, anche perché loro possano effettivamente capire la gravità di quello che accadde in un periodo di tempo che magari per noi è vissuto, ma per loro è un passato, insomma, sconosciuto. E, per quanto riguarda l'attività relativa all'albero Falcone, sì, la scuola è stata a Palermo qualche giorno fa, ha ricevuto questa talea, ricavata dall'albero Falcone che si trova nella casa che fu allora del magistrato, e noi con grande piacere, insomma,
lo stiamo mettendo a dimora nel nostro istituto perché possa essere simbolo di legalità anche per noi, così come tantissime altre scuole italiane hanno fatto, stanno facendo e faranno nei prossimi giorni. Questo è un segnale di legalità, ma non soltanto questo, perché io osservo i ragazzi che hanno una voglia di sapere, una voglia di conoscere e che sono molto attenti. Ecco, sono dei ragazzi che hanno necessità di sapere, sono contenitori vuoti da riempire di legalità. Se non li aiutiamo noi, chi li deve aiutare? Il 23 maggio è un giorno che ha segnato la mia vita non soltanto la mia, perché anche la nazione si è svegliata, ha capito che bisognava dare un fermo a questa delinquenza e adesso finalmente forse stiamo riuscendo a emarginare, non dico a eliminare, ma a emarginare la mafia. Intanto dobbiamo distinguere la mafia dalla delinquenza, perché la mafia non è quella che ti spara, ma la mafia è quella che disegni, che progetti, ti mettono all'angolo, non ti danno più la possibilità di emergere e che fanno i loro comodi, ma per i loro interessi soltanto. Ecco, quella per me è mafia, anche che ti uccidono, perché arrivano anche a questo. Cioè, l'albero Falcone, si spera che crescendo lui crescono così anche i ragazzi e possono avere un futuro migliore. L'iniziativa è stata realizzata anche grazie all'associazione Preoccuparci con il presidente professor Giancarlo Pavano. Ma io sto supportando con la mia associazione Preoccuparci l'istituto comprensivo diretto magistralmente dal dirigente Salvatore Cantone, perché noi pensiamo che si dovrebbe parlare di legalità tutto l'anno, non aspettare magari il periodo di maggio o altro che sia. E essenzialmente, come abbiamo detto, è importante che i ragazzi cominciano anche a essere un attimino interpellati da un punto di vista diverso, cioè dire, cominciare a spiegare qual è la differenza fra il sapere e la conoscenza. Cosa voglio dire? Il sapere spiega il come avvengono le cose, ma se cerchiamo ai ragazzi di portarli verso la conoscenza, che ci spiega il perché avvengono, quindi li avvicina molto di più alla verità, forse riusciamo fattivamente a migliorare la visione generale che possono avere poi i ragazzi sulla legalità, altrimenti resta un qualche cosa sempre di teorico. E proprio per questo abbiamo avuto il piacere qua di avere a Floridia l'autista del magistrato Falcone, e questa è un'esperienza proprio testimonianza di persone che hanno vissuto e quindi possono dare delle testimonianze vere e sicuramente importanti per le nuove generazioni.